io guadagno 3.000 euro a mese, certe volte più, certe volte meno. Tu togli affitto di strada, 1.000. Poi togli affitto di casa, tu hai affitto. No, è fortunato. L'Associazione Lule si occupa da oltre 20 anni di interventi a favore di persone vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo. Lule significa fiore in albanese e i nostri fiori sono le donne che incontriamo ai bordi delle nostre strade. Attraverso gli interventi delle unità di strada e di contatto incontriamo le donne e prestiamo loro prima di tutto un intervento di tipo sanitario e poi la possibilità di fuoriuscire e sottrarsi ai circuiti di sfruttamento. Il finanziamento del Dipartimento delle Pari Opportunità ci ha dato la possibilità di avere a disposizione un impegno economico interessante per le attività di sensibilizzazione. Abbiamo deciso quindi di lanciare un bando creativo per raccogliere delle proposte che fossero originali, interessanti, che quindi offrissero soluzioni diverse da quelle che in tutta sincerità vediamo nell'ambito degli interventi sociali. Abbiamo raccolto una decina di proposte e tra queste abbiamo scelto quella di Favola Folle. Nobody è un'installazione teatrale articolata in 5 stanze, ognuna delle quali rappresenta un aspetto del tema. All'interno dell'installazione incontriamo 5 attrici che ci accompagnano attraverso un viaggio sensoriale che, prima di tutto, è un'esperienza di contatto. Quello che abbiamo fatto è cercare di smarcarci il più velocemente possibile dagli aspetti sociali del fenomeno per dirigere la nostra ricerca verso una comprensione più umana. E il risultato di questa ricerca, più che uno spettacolo, è la proposta di un rito catartico di comunione che noi facciamo agli spettatori. C'è sempre il mio fidanzato che ascolta di telefono. Se anche ora sta ascoltando. Se io ho problemi dico, lui arriva. Perché lui mica mi controlla per la strada, lui mica è mio pappone. Se non controlla non è pappone, no? Se dovessi descrivere Nobody con una voce interna, la racconterei come un'esperienza pura, perché mi richiede un lavoro di ascolto e cura vera dell'altro. Quello che mi interessa di più di Nobody è che si distacca da tutto ciò che io ritengo performativo. E quindi, prima di iniziare, mi viene da dire non preoccuparti, che siamo più vicini di quanto pensi e che alla fine di questo viaggio ci arriveremo insieme, non devi fare da solo. E nel dirlo lo sto dicendo a me stessa. Ed è per questo che vivo Nobody come un'esperienza che non può essere scissa da me e quindi autentica. Quello che ci è piaciuto di Nobody è che rappresenta un approccio completamente diverso all'attività di sensibilizzazione. Non al consueto intervento didascalico o informativo che vuole raggiungere la mente dello spettatore offrendo numeri ed informazioni, ma un approccio che parte da un punto di vista artistico ed empatico e che cerca di raggiungere il cuore del pubblico per seminare un piccolo dubbio che ci fa vedere le cose in maniera completamente diversa. Siamo molto soddisfatti del progetto Nobody perché grazie a questa campagna di sensibilizzazione così originale e innovativa siamo riusciti ad arrivare alle persone in maniera diretta e coinvolgente, così che le emozioni vissute attraverso l'esperienza di Nobody possa arrivare tramite loro ad altre numerose persone.